Dicono dalla regia che preferiscono prima far partire la nostra piccola sorpresa, anche per me a dire la verità, che ci verrà presentata da Marco Lucio Papaleo, che farà la voce di Valerio Mercolini. Lo invito ad alzarsi, eccolo qua, un bel applauso. Prego. Meraviglioso. Allora, lui mi ha detto che questo trailer che presenteremo, che è di Kenny il Guerriero, quindi personaggio diciamo quantomeno amato, è stato creato dalla Valdia Production, il cui regista è Valerio Mercolini, che si è occupato anche della sceneggiatura, del soggetto, della fotografia, un po' di tutto, un factotum di questo progetto. Sì, decisamente. Allora, io mi scuso, non c'era niente di preparato, non pensavo di dover parlare. Comunque, allora, il trailer, logicamente, come anche quelli dei diciamo nostri colleghi di Ventura, è tratto da un cortometraggio che uscirà prossimamente, fatto logicamente con un budget limitatissimo, autoprodotto, però fatto con tanta passione e soprattutto ci teniamo, abbiamo posto tanta cura nell'utilizzare solo elementi diciamo originali, cioè le musiche le abbiamo fatte noi, gli effetti grafici li abbiamo creati noi col computer e tutto quanto, soprattutto ci abbiamo messo tanta passione e abbiamo cercato di scandagliare un momento della storia di Kenny il Guerriero che non è mai stato trattato prima né nei fumetti né nella serie animata, cioè da quando Ken si risveglia dopo che ha subito le cicatrici da Shin fino, diciamo indicativamente, al momento in cui incontra Bart e Lin, più o meno. E poi insomma il progetto è in divenire, quindi abbiamo solamente le prime basi, la prima sceneggiatura. Il primo corto l'abbiamo già girato tutto, è stato girato tutto in un pomeriggio, tranne un paio di scene aggiuntive che abbiamo rifatto qualche tempo dopo per migliorare il prodotto, ma è stato girato in pochissimo tempo e niente, i mezzi erano limitati ma la passione era tanta. Io ora vi invito a vedere il trailer e vi posso assicurare che c'è molto più di quello che vi facciamo vedere in questo. Grazie. Ok. Chiedo cortesemente alla regia di far partire il nostro trailer. Non c'è molto da dire, a parte una piccola domanda, ovvero quando più o meno potremo ammirare questo piccolo prodotto online? Le riprese sono state effettuate tutte, ora stiamo parlando di post-produzione perché dobbiamo aggiungere logicamente gli effetti e stiamo rivedendo il montaggio di alcune piccole scene e poi ci sarà la parte del doppiaggio che sarà, speriamo, curata quanto quella degli altri due progetti. Grazie mille e alla prossima. Va bene, un piccolo applauso per Marco. Ok. Torniamo a noi, e ovvero al motivo principale per cui abbiamo fatto anche questa piccola presentazione, perché quest'anno non abbiamo avuto una vera e propria edizione di Lucca Movie and Cosplay, che normalmente prevede anche delle premiazioni, una giuria e tutto il resto. Questo perché abbiamo deciso in via del tutto straordinaria quest'anno di permettere per la prossima Lucca di poter presentare due corti da 10 minuti con due soggetti diversi da poter presentare appunto ad un pubblico simile nello stesso luogo l'anno prossimo a Lucca. Il soggetto deve essere necessariamente preso da una produzione o comunque da un qualcosa già esistente, i personaggi possono essere inventati ma comunque il soggetto deve essere ripreso da qualcos'altro. Queste sono le regole basilari. Vi invito comunque per ulteriori informazioni a contattare o Veronica Nencini oppure quando andare sul sito del Flash Gordon, www.flashgordon.it, e non è richiesto molto se non un'ardente passione e la costanza, perché non è difficile trovare una persona talentuosa ma è difficile trovare una persona costante e piena di passione. È molto più difficile trovare la passione del talento in senso generale. E detto questo, vi invito tutti presenti a dare libero sfogo al piccolo regista che abbiamo in noi, senza aver paura anche di risultare ridicoli, perché si diventa ridicoli quando si pensa di non esserlo molto spesso, anche questo è vero.
È vero, è vero, ridi. È vero. Allora, no. Ora lo assisto, no, a parte gli scherzi. Tengo a tutto questo per un motivo ben preciso, perché non amo il talento sprecato o la passione sprecata, e tutti dovrebbero avere non 15 minuti di passione, di celebrità, ma quanto è necessario anche solo per dimostrare quello che si ha dentro o comunque interiormente e trascriverlo in video, che è il linguaggio universale, perché si può trasmettere con un solo frame d'immagine quello che non possiamo dire in 100 miliardi di aforismi o comunque di libri in senso generale. Quindi davvero vi invito a prendere quello che vi ha fatto innamorare o piangere o sorridere nella vostra infanzia e trasmetterlo tramite anche solo una telecamera digitale e portarcelo, perché siamo sicuri che verrà apprezzato anche se non avessi un budget di 10 miliardi di euro. Benissimo.